È una Lucca accogliente, devota e anche vogliosa di uscire da un biennio di pandemia, quella che si riversa in piazza per la luminara, che non è solo processione, devozione e fede, ma anche, più prosaicamente, voglia di stare insieme, divertirsi, vedere chi passa nelle diverse delegazioni e poi attendere i fuochi d'artificio tutti insieme sulle mura. È una vera e propria folla, quella che dopo aver partecipato anche lungo tutto il percorso, in cui non hanno ecceduto le luci delle vetrine dei negozi, esaltando lumini e ceri, arriva in cattedrale. Un timido applauso accoglie prima il vescovo Giulietti e poi il sindaco Mario Pardini alla sua prima luminara, accompagnato dalla moglie. Poi è una festa dedicata a tutta la comunità, dalle associazioni al terzo settore, dalle categorie ai donatori di sangue, fino alla sfilata di tutti i comuni con i loro sindaci o delegati. Attirano l'attenzione la presenza della comunità ucraina, con molti degli sfollati della guerra accolti in città, i tanti lucchesi nel mondo, quest'anno apparsi numerosi come non mai. Ultimo, ma non ultimo, il corteggio storico, con tutte le associazioni che si dedicano alle rievocazioni medievali e rinascimentali, che hanno allietato il tanto pubblico presente, munito di smartphone e macchine fotografiche per immortalare l'evento. In cattedrale, il richiamo al significato della Santa Croce da parte del vescovo Paolo Giulietti e il mottettone ceciliano, composto anche quest'anno dal maestro Luca Bacci e dedicato proprio all'alto prelato lucchese. Una notte dal buio alla luce, in attesa del solenne pontificale di domani con l'esaltazione della Santa Croce, in una giornata che sarà anche quella dedicata alle fiere di Borgo Giannotti e del Foro Boario, perché anche questo è tradizione, anche questo a Lucca fa comunità.